Ciao ragazzi e ciao ragazze, questo video lo faccio per sfogarmi dopo aver visto questa partita. Non fateci caso, sarò molto cattivo, polemico e volgare, ok? Partiamo. Vergogna, vergogna, siete vergognosi. Mi vergogno di voi giocatori, di voi coach, di voi tecnici. Mi vergogno della società che permette a questa gentaglia di andare avanti e avere questi comportamenti. Non sono atleti, voi fate prestazioni non né tecnico né tattiche, niente a che vedere con una squadra calcistica. Siete una cozzaglia di uomini messi lì così, sembra che non lavorate per niente. Ho perso 4 ore oggi, ho deciso di stare a casa, per vedervi giocare, no? Perché mi sono lasciato condizionare dal vostro, sembrava che avendo vinto con Rapid di Vienna, no? Si erano risolti i problemi, no? Lasciando fuori il giocatore che ha fatto 120 gol negli ultimi 4 anni, eh? Avevamo risolto il problema. Sembra che il problema è una chiappa di Vandanara in una squadra di calcio, eh? Il problema è la figa. Da quando in qua il pelo di figa, eh? Tira più di un carro di buoi in un campo di calcio. Non si è mai visto. Andate a chiedere a Gattuso. Andate a chiedere a quella gente lì. Andate a chiedere a Materazzi. Andate a chiedere a Samuel, eh? Andate a chiedere a questi qui se tira di più il culo della Vandanara o tira di più il carro di buoi. Andate a chiederlo a questa gente qua, a questi uomini veri, eh? Mica Perisic lui, eh? Che si permette, di giudicare come io esulto dopo un gol. Ma ci siamo o ci facciamo? Eh? Ma come si permettono questi qui? Ma chi sono? Ma chi sono? Su 70 partite fra la stagione dell'anno scorso e la stagione di quest'anno, quante partite da 7 ha fatto il signor Perisic? Eh? Quante partite? Però abita nel palazzo del signor Spalletti. Spalletti, hai rotto il cazzo anche te adesso. Il filosofo di che cosa? Sei un filosofo perché prendi 4 milioni di euro, 4 milioni di euro all'anno, ok? Per sentirti dire puttanate su puttanate quando vai a fare le interviste. Hai sbroccato anche con Caressa. Non serviva a niente, Caressa non c'entra. Il problema dell'Inter non è Caressa. Il problema dell'Inter non sono quelli che parlano a Sky. Lasciali fare, quelli, lasciami parlare a me con quella gente lì. Tu pensa a allenare la squadra, pensa a dare un gioco, pensa a metterli bene in campo, pensa al gruppo in generale, non solamente ai tuoi pupilli. Veniamo ai voti, i voti di stasera, è meglio non darli, però li voglio dare. Handanovic, voto 6. 5,5, 6. Anche lui ci avrei da dire certe cosette, perché anche lui fa troppo il figo. Fai troppo il figo. Per 5 anni se volevi andare via, avevi il mal di stomaco, avevi i serpenti nello stomaco. Sembravi Ibrahimovic di sto cazzo, però. Ibrahimovic aveva i serpenti anche lui. Ricordatevi bene, ricordatevelo sempre. Chi va via dall'Inter malo modo, dopo torna piangendo. Guardate Ronaldo e Vieri cosa fanno adesso, ogni volta che parlano. Guardateli bene, guardateli attentamente, perché quanto gli è dispiaciuto. Perché quello che ti dà l'Inter non te lo dà nessun altro al mondo, capito? Quindi fate i bravi, anche Handanovic. Stai tranquillo, pensa a parare, lascia stare Icardi, lascia stare tutte quelle sciocchezze lì, pensa alla tua figa, non pensiamo alla figa degli altri, ok? Poi 2 terzini, 3 ad Ambrosio e 2,5 a Samoah, poi Brozovic, 2,5, poi i 2 centrali stasera, 4,5 tutti e 2,
poi Politano 3 dal 3 e mezzo, Candreva senza voto, anche la sua donna non rompere i coglioni, devi stare zitta, perché è 5 anni che il tuo marito prende un bel ingaggio, può farsi anche la panchina, se non riesce a entrare titolare non ci possiamo fare niente. Poi chi c'è? Boja Valero, sempre detto io, centrocampo da 60 punti della Juventus, con Vecino, la même chose, perché dopo noi ci facciamo imbagarcare da una partita, perché ha fatto un gol importante, perché ha fatto il gol del 3-2 contro la Lazio, ok, ma è un giocatore pessimo, a me non me ne frega un cazzo di quello che commenta su Sky, non me ne frega un cazzo di quelli lì lavorano lì, prendono la pagnotta tutte le domeniche, tutti i mercoledì, tutti i martedì, tutti i giovedì, dove c'è la partita loro prendono la pagnotta, allora fa il signor, com'è che si chiama, Adami, ok, lui è un grande conoscitore del calcio sudamericano, ma Vecino non c'entra niente con i grandi giocatori uruguagi, per favore, i grandi giocatori uruguagi dovete chiederlo a un centrocampista che giocava nel Milan, così era veramente un grande giocatore, ok? Poi chi è che abbiamo avuto? Anche quello che abbiamo avuto noi, un altro di quegli acquisti del signor Moratti, che pessimo intenditore di calcio. Recoba andava bene a giocare con le foche a casa di Moratti, ma non andava bene a giocare in Serie A. Infatti, quando lui giocava titolare, l'Inter ha sempre fatto campionati di merda, ok? Perché con Simoni ha giocato 4 partite, poi abbiamo dovuto darlo via dalla disperazione. Quindi, basta, Lautaro Martinez non va bene per giocare in una grande squadra, non va bene, voto 4 anche lui, non va bene, non c'è niente ancora del campione, non può giocare a centravanti da solo in una squadra come l'Inter. Poi questo schema, hai rotto il cazzo Spalletti, non vedi che è due anni, si fa troppa fatica con questi centrocampisti a fare un'azione, allora cambia qualcosa, non giocare più così, prova a fare un'altra maniera, gioca in un'altra maniera. No, non si può, disgustato. Perisic per me è uno dei grandi problemi dell'Inter, per me, io lo vedo così. Perisic per me è un grande problema, fin quando lo teniamo per me è uno dei grandi problemi, un grande problema. Poi chi c'è? Manca Boja Valero, l'ho detto. Boja Valero, cosa gli vuoi dare? Boja Valero e Vecino, cosa devo dirgli? Cosa devo dire? Che ho sempre ragione, che dall'inizio dell'anno che dico che abbiamo dai 40 ai 50 punti, è dall'inizio dell'anno. Dai, per favore, deluso ragazzi, da questa squadra, da questa società. Io spero che Marotta possa fare qualcosa di buono, possa dare anche una, com'è? Sai, ci sono delle persone che se vengono stimolate possono aumentare il rendimento. Succede in tutti i campi, nel campo lavorativo e quindi anche nel campo sportivo, no? Ci sono delle persone che se vengono stimolate danno di più di quello che danno normalmente. Il signor Marotta faccia così anche con l'ex capitano dell'Inter, l'ex grande capitano, perché mi sembra che come lui cos'è che dovrebbe fare? Lui dovrebbe essere lì alla pinettina e cercare in tutte le maniere di tenere questo gruppo unito, ma non lo so, Zanetti, non lo so. Qui si sta parlando troppo del culo di Vandanara, di Icardi e ci si dimentica che abbiamo Lazio, Milan e Roma che sono forti come noi, se non di più. Io dico da sempre, no? E dall'inizio, basta andare a vedere i miei video.
Ragazzi, vi lascio, mi dispiace, ciao.